Qua bisogna giocare alto, scusa. Vogliamo alto. Vabbè, dai, vogliamo alto. Questa è uno pari. Allora, uno pari. Un mito no. Punto di riferimento, personaggio di riferimento. Allora, quella che sembrava un'apologia della droga era pericolosa. Perché la droga bisogna saperla controllare molto bene e bisogna avere molti soldi, per come insegnano personaggi illustri, per poterla controllare bene. Altrimenti è un disastro. Ma parlare di droga è complicatissimo, perché è un problema vero che riguarda i giovani, anche i non giovani, l'uomo in generale, l'umanità, perché la droga non è soltanto la sostanza illegale, la droga è la dipendenza. È l'essere degli uomini incapaci di sentirsi autosufficienti, per cui si ha bisogno di qualche cosa. Quindi questo problema è grave, è grosso, cioè è grave, è un problema molto interessante anche, dipende come se ne parla e dipende chi ne parla. Eh sì, appunto, lei ne parlò male. Non è vero, il giornalista ne parlò malissimo, fu Morgan, schifoso il modo in cui sia onesto con se stesso. Perché io ho detto che mi volevo liberare da questo e lui non l'ha portato. Io ho detto che era altrettanto nociva rispetto agli psicofarmaci, anzi, probabilmente, e il ragionamento non mi sembra che sia chissà quale bestemmia o chissà quale provocazione così fuori dalla norma, che alcune volte farmaci che i medici mi avevano consigliato mi facevano stare peggio. E questa cosa è una verità che non si può dire. Fermiamoci qua. Ma è una verità. Fermiamoci qua, perché sennò rischiamo di fare. Invece voglio, siccome lei. Lui prima... non doveva scriverle queste cose, signor Raggio. Questo è il sono fatto, dei mascalzoni. Che non andavano scritte. Spesso sono o si comportano da mascalzoni. Perché se io, per esempio, ho un problema, che ne so, di ordine fisiologico, per cui non so, non mi posso, sono incontinente. Capita, no? Allora cosa scrive? Che mi metto a fare determinate cose durante l'intervista? Non credo che sia opportuno, no? Cioè, quindi, in questo caso, consideriamolo un'incontinenza del pensiero. Vabbè, ma lei ammetta che un collega... Un'incontinenza del pensiero. A Morgan, cioè, per favore. Lei no, è stato non etico quel giornalista, non va bene. Perché mi ha rovinato la vita per un attimo, per un po'. Io ho pensato che tutto cadesse... Morgan, per favore, taccia. Taccia. Oh, allora, non gli ha rovinato la vita, lo posso capire. Amarezza, disagi, soldi persi, va tutto bene. No, ma lei, soldi. Ma mi faccia umiliazione. Finire. Una frase, sembra uno di quei politici che imperversano nei salotti televisivi. Berlusconi. È un insulto. Stia a sentire, lei ha tali numeri che stia tranquillo. Questa sarà un'amara parentesi temporanea. Perché quello che ha dentro di lei col tempo vincerà. Cominciamo, per favore, mi fa sentire, anche per placarci, quella sonata di Beethoven che annunciava. Ma volentieri, guarda. Enunciava volentieri, poco prima. Sì, la musica. Per favore. Così si calma un po'. Ecco. Qua può parlare sopra. Siamo arrivati. No. No, invece sa cosa? Credo che lei conosce molto bene la musica, perché aspetta la fine della frase. Qua la frase. Sa cosa, che è anche un po' scombinato come sta adesso, perché si è innervosito, sì, eccetera, rispettava molto bene la dinamica, cioè i piani e i forti, complimenti. Grazie. Venga, venga qua. È bello suonare, sa? È molto bello, sì, è una vera cosa. Noi stamattina c'era una componente nel suo discorso sulle droghe che faceva poc'anzi, c'era una componente molto importante. Con Paolina, che ha preparato la puntata, avevamo preparato quella piccola galleria di poeti i quali sicuramente
si aiutavano, diciamo così, possiamo, se c'è o no? Sì, sì, sì. Però sì. Guardi, adesso le poi le dico, le voglio dire. No, adesso proprio, aspetti, adesso, ecco, vede, questo è Arthur Rimbaud, che è un nostro nume tutelare. Nato in Africa, adesso forse è ancora là. Speriamo. È morto prima dei 30 anni. Però, questo è il suo amico e compagno di vita Verlaine. Pauvre Lélian. Che poi si sono anche... Questo è Charles Baudelaire, naturalmente. Loro padre putativo. Il loro padre intellettuale. Ah, questo qui è... Questo, Dino Campana, questo. Dino Campana, bravo. Difatti, proprio di Dino Campana voglio leggerle delle righe che abbiamo scelto dai Canti Orfici pensando a lei. Grazie. Questa mattina. Dino Campana, tutti sanno, 885-932. Tutto era mistero per la mia fede, la mia vita era tutta un'ansia del segreto, delle stelle, tutta un chinarsi sull'abisso. Ero bello di tormento, inquieto, pallido, assetato, errante, dietro le larve del mistero. Mi persi per il tumulto delle città colossali, vidi le bianche cattedrali levarsi, congerie enorme di fede, di sogno, con le mille punte nel cielo. Bello, molto bello. Molto bello, ma come vede, leggermente delirante. È la seconda versione. Perché Dino Campana fu messo in manicomio. Lo so. Dovete ricordare tutte le sue poesie che erano andate perse. Ed è stata una spasmodica, una assurda ricerca di ricostruzione tutto quello che lui ha scritto poi. Poi sono state ritrovate, quindi possiamo confrontarle. E quindi questa è la seconda versione. Ascolti, adesso... È delirante, domani. Certo che è delirante. Ma la poesia è un po' delirio, anche delirio, cioè può essere delirio. Beh, c'è un tipo di poesia che è delirio. Non è forza, delirio. Beh, per esempio, allora, visto certo, Pavese non è delirante, direi, come poeta. Visto che lei mi provoca... Oh poesia, 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 sorgi, 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 su dalla febbre elettrica del selciato notturno. Sfrenati dalle elastiche silhouette equivoche, guizza nello scatto e nell'urlo improvviso, sopra l'anonima fucileria monotona delle voci instancabili come i flutti, stride la troia perversa al quadrivio, poiché l'elegantone le rubò il cagnolino, saltella una cocotte cavalletta da un marciapiede a un altro, tutta verde. Ma questo è sempre Dino Campana. È sempre Campana. Io dico, ma nel mezzo del cammin della mia vita, io mi trovai per una selva oscura, che la dritta via era smarrita. Ah, quanto a dir qual era e cosa dura, questa selva selvaggia, aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura, tante amara che poco è più morte. Per ridir del ben che vi incontrai, io dirò delle altre cose che vi ho scorte, tante era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Io non so ben ridir come ventrai, tante era pien di sonno che la verace via abbandonai, ho sbagliato. Però questa è la verità, no? Cioè io così, mi sento così, nel mezzo del cammin della mia vita, avendo perso la retta via, entro in una selva oscura e tanto sono pieno di sonno che abbandono la verace via. E poi è proprio questo. Senta, è la seconda volta che qualcuno dice a memoria dei versi di Dante, la prima fu qualche anno fa con Benigni che disse per intero il quinto canto. Io lo so per intero il quinto canto, faccio la gara.